Radio Carro, la radio che spacca. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sapete, mia voce uguale sport. Un fine settimana ricco di eventi, dal calcio con veramente delle belle partite che sono successe, una di queste che commenterò, nel Milan-Genoa, c'è stata la Formula 1 e poi è ancora del motorsport che sono andato a vedere, ma veramente pochi, una mezz'oretta c'era la gara qui a Monza, in cui sono andato a rivedere un mio ex pilota, Mirko Bortolotti, e diciamo sono andato a vedere i vari punti della pista dove è possibile, visto che si gira, le competizioni sono sono chiuse al pubblico, quindi vabbè, dove ho potuto l'ho seguito in vari punti del circuito. E diciamo bella sensazione, dai, una bella sensazione da parte di questo ragazzo. Vabbè, dai, vi commenterò la partita di Milan-Genoa, di ciò che ho visto in questa partita. Diciamo che voglio fare il contrario di un commento, do subito il mio parere di questa partita. Un Milan deludente, un Milan diciamo se dovessi fare adesso un commento così veloce su questa partita, farei come i romani quando mettevano il pollice in giù per il Milan, pollice su per questo Genoa, per il modo in cui ha giocato, ecco. Vabbè, iniziamo da ciò che ho visto, come ripeto, dai primi minuti. È un Milan padrone del campo, costruisce azioni, possesso palla veramente oltre il 60%, quindi è un Milan che gestisce benissimo questa partita. Un Genoa con poche idee di quello che ho visto su questa partita del primo tempo, stiamo sempre parlando del primo tempo. Ecco, quello che ho visto è che gioca un calcio un po' rude diciamo sull'uno contro uno, ecco, in difficoltà, diciamo che in difficoltà butta giù i giocatori del Milan, ecco. Stavo cercando la parola un po' più diciamo giusta su questa cosa qua, ma diciamo che in difficoltà butta giù senza pochi problemi i giocatori del Milan, in modo tale da fermare un eventuale contropiede. E qui c'è in vantaggio nei primi minuti, c'è una rete di Rebic dopo una punizione ribattuta dalla barriera. Ecco, qui vediamo che Rebic ti un calcio al volo di sinistro, bello il gesto tecnico, palla veloce, e qui però io non do colpa, vabbè, ai difensori del Genoa, perché qui vedo anzi devo fare complimenti a Masiello, perché chiude varie volte le azioni del Milan. E ecco, qui cosa devo dire su alcuni giocatori del Milan. Diciamo che vedo un Çalhanoğlu poco contrastato dal Genoa, però diciamo che riesce a impostare le azioni del Milan con pochi problemi. Ecco, forse qui quello che sottolineo un attimino sulla partita del Genoa nel primo tempo. Al 36esimo vediamo su palla inattiva, diciamo su un calcio d'angolo, qui c'è un Mattia Destro che diciamo gonfia la rete del Milan, è un ottimo colpo di testa, il Milan ancora che subisce gol su palla inattiva. Qui è una cosa che anche
la scorsa stagione il Milan aveva questo problema, che Pioli mi sa che deve lavorare ancora e dico sempre ancora, come allenatore dico, bisogna, con i miei ragazzi dico, quando c'è un, diciamo, una criticità su alcune cose, che alcuni errori che vengono commessi dalla squadra, dico ragazzi dobbiamo lavorare e ancora lavorare a colmare questo gap, chiamiamolo gap. Cosa c'è da dire? Vedo ancora una volta un esistente Leao, questo mi dispiace perché il ragazzo è giovane, però non lo so, non, se, vaga, ecco, io dico vaga per il campo, non dà quella pressione giusta, dico io, quella pressione giusta alla linea difensiva del Genoa, magari per trovare l'errore, perché molti gol questa stagione si sono visti grazie al pressing continuo asfissiante da parte degli attaccanti, dove si porta veramente lì al limite il difensore avversario a commettere il classico errore, poi rubare palla e cercare di realizzare. Cosa dire ancora su il Milan? Cioè, se devo fare un'analisi generale, è un Milan che non gioca come Milan. Cioè, abbiamo visto quest'anno come cosa è capace il Milan. Ecco, in questa partita il Milan non c'è un centrocampo che non funziona, tranne Çalhanoğlu. Perché? Ma perché viene lasciato libero, da quasi libero, diciamo, dai giocatori del Genoa. Un attacco inesistente con Leao che di punta, messo così, non fa questo grande gioco, ma neanche su palle inattive non cioè, sinceramente questo ragazzo ha veramente delle grandissime capacità, però non niente in campo, è un fantasmone, ecco, un bel fantasmone. Niente, passiamo al secondo tempo. Cosa dire, si ritrovano le squadre in campo, non c'è nessuna sostituzione all'inizio, ma nei primi minuti c'è, ecco, qui c'è un errore di Rebic proprio nei primi minuti, a porta vuota praticamente calcia in tribuna, praticamente si vede che va a calciare, vabbè, diciamo la calciata di riflesso, però non si coordina, schiena all'indietro, palla praticamente in tribuna. E cosa dire, il Milan gioca ancora questo calcio poco incisivo. Qui vedo che però nella ripresa vedo che c'è proprio un miglioramento, però cresce da parte del Genoa la personalità del singolo. Qui vediamo poi anche nella ripresa ci sono due sostituzioni per il Genoa e tre per il Milan. Si rivede in campo Mandzukic che va a sostituire l'assente Leao e Dalot con Diaz, diciamo, completano le sostituzioni del Milan. E qui vediamo subito che al 25esimo del secondo tempo, su calcio d'angolo, qui il buon felice, come dico io, perché è bello rivederlo, Mandzukic, questa persona, questo giocatore che si è rimesso di nuovo in gioco e rimette il Milan in carreggiata, segna un su colpo di testa, come si dice, gonfia la rete del Genoa. Ecco, qui si rivede anche sul rettangolo di gioco, anche da parte del Genoa, il buon Pandev, anche lui, diciamo, parliamo di giovani ragazzi, tra Mandzukic, Pandev, diciamo, giovani ragazzi, però da parte del Genoa rivediamo Pandev, e nel Milan si rientra in campo Tonali. E qui c'è anche una bella cosa all'85esimo, cioè veramente il Genoa cresce veramente veramente tanto, ma prima diciamo, come ho detto prima, dal singolo, adesso proprio cresce proprio come squadra,
fatta all'85esimo, qui c'è un'uscita a vuoto di Donnarumma e c'è un doppio salvataggio da parte dei difensori del Milan proprio sulla linea di porta. Qui vediamo proprio sulla quello che dicevo io all'inizio, è un Milan veramente, gesto romano, pollice in giù, ma poco incisivo, centrocampo che non gira, come ripeto, un attacco che non va, cioè è un Milan veramente con tanti problemi. Però una cosa che mi fa notare è che il Milan, quando gioca in casa, ha perso parecchie partite pareggiate. Si stiamo a vedere la percentuale di vittorie e mettiamo e partite pareggiate o perse. Cioè, il Milan in casa non fa tanto bene. Gioca molto meglio quando gioca a, diciamo, fuori casa, anche se oggi come oggi, rivedere le partite senza pubblico, praticamente le partite non c'è più il gioco in casa, gioco fuori casa. Però un Milan che a San Siro fa veramente poco. Poi, ma sapendo che, ecco quello che mi chiedo io, siamo in lotta per la Champions League? Perché basta veramente un piccolo errore, una partita che te la pareggi e siamo lì a veramente un punto dalla terza e ci soffiano la Champions League. Cioè, questo dovrebbe dare al Milan quella voglia di fare, ma che manca proprio. E non lo capisco, io non le capisco queste partite giocate così dal Milan. Sapendo che tu hai una macchina, come dico, io faccio sempre il paragone ai miei ragazzi, se so di avere una macchina potente, forte, devi farla andare, devi sfruttarla. Questo Milan oggi è un Milan brutto. Vabbè, cosa dire? Ah, l'ultima cosa, è un Milan sì che fa gioco, fa grande possesso palla, anche se sono viste delle belle triangolazioni, dei cambi campo, però è un Milan che, arrivati agli ultimi 20 metri, basta, è un Milan che non c'è, manca veramente quella, io lo chiamo come quella boa di Ibrahimovic, che sa fare quel tipo di movimento senza palla, l'appoggio, cosa che oggi veramente Leao non ha fatto in nulla, tranne qualche accelerazione che le gambe le ha almeno, però c'è tutto quello che andrebbe fatto, ecco, oggi il nostro caro Leao non ha fatto. Vabbè, cosa dire, ecco, domani vedrò di commentare questa Formula 1, c'è anche la MotoGP da commentare, vediamo di fare un buon commento su tutto, e spero vivamente che io ancora le moto non sono partite, quindi sto che ci sia da parte di Valentino Rossi, scusate, io insisto con Valentino Rossi perché veramente è una cosa che mi piace. È una cosa che voglio rivedere, il Valentino ancora in lotta. Vabbè, dai, ci gusteremo questi eventi in questa domenica pomeriggio. Vabbè, da parte mia, come dico di solito, è tutto qui, da parte mia e da tutto il gruppo di quei bravi ragazzi di Radio Carro, noi vi auguriamo una buona giornata. Radio Carro, la radio che spacca. We'll be right back.
Buongiorno a tutti anche da parte mia. Ben ritrovati ragazzi in questo lunedì. Oggi è lunedì 19 aprile 2021. Mamma mia come passano i giorni. Ragazzi, oggi è lunedì, è una giornataccia. Lo sapete benissimo, è una giornataccia per tutti e devo dire la verità, è incluso anche per me, perché lunedì ho un giro abbastanza lungo, parecchio lavoro sinceramente, ed anche i tempi proprio molto ristretti, perché poi giustamente le persone che lunedì si alzano presto, magari già di malumore, già scocciati per andare a lavorare, avere già il pane fresco, no, di prima mattina, così che ti aiuta, ecco, come come pensiero, no? retro pensiero di dire mamma mia, mi devo alzare, devo andare a lavorare tutta la settimana. E così avere il conforto di avere, scusate il gioco di parole, la ripetizione, il pane fresco la mattina appena ti svegli, no? Ti aiuta un po' a così a non pensarci troppo, cioè penso che sia una cosa buona. Ecco perché sinceramente il lunedì mattina ho sempre più clienti, ho sempre più lavoro e i tempi sono gli stessi, anzi paradossalmente i tempi diventano anche più ristretti, visto e considerato che la gente si alza sempre molto, molto presto ad andare a lavorare, anche poi dovuto al fatto che finalmente arriva la primavera, finalmente arriva il sole, finalmente le giornate diventano sempre più lunghe, la mattina fa sempre più presto l'alba, insomma c'ho veramente tanto da fare. Oggi sono anche un po' in ritardo e questa è una piccola cosa che voglio raccontarvi, perché nelle serate, quando soprattutto sono molto molto stanco, venendo chiaramente da un fine settimana fatto, ecco, di sport, questa settimana c'è stato calcio, Formula 1, motomondiale, c'è stato di tutto veramente da guardare, da seguire, è stato molto complicato, oltre poi anche, diciamo, le varie notizie che ci sono anche, no, dal mondo dell'attualità. Vi dico già da adesso ragazzi che le notizie sportive sono talmente tante che oggi non tratteremo nessun tema di attualità, perché non ci sono proprio tempi tecnici. E quando sono molto stanco, che faccio già fatica a finire di vedere la partita della domenica sera, c'è la trasmissione su Sky, il club praticamente di Caressa, che mi piace molto seguirlo sinceramente. Mi piace perché i temi vengono trattati con molta serietà, vengono trattati in modo molto semplice ma approfondito, e soprattutto perché mi piace questa trasmissione, perché forse è una trasmissione di successo, perché non c'è tutta quella cosa nel dovere, cioè si trattano veramente temi ma in modo serio, cioè uno che vuole vedere un approfondimento di calcio vuol vedere un approfondimento di calcio, vuol sentire parlare gli esperti, no? su un argomento, vuol soprattutto sentire un dibattito educato, chiaramente un dibattito ad alto livello con persone, no? di opinionisti veramente di altissimo livello, come Costa Curta, Marchegiani e anche i vari ospiti che ci hanno, senza tutte quelle cose che quello show, no? Che vengono fatti invece su altre trasmissioni. E mi riferisco ogni battuta un applauso, ogni presentazione un applauso, poi i temi trattati sono magari ne trattano troppi, come la domenica sportiva, che ormai non vedo più da anni sinceramente, e che così, no? Lasciano 30 secondi a fare un commento. Dice commenta la partita, analisi della partita, 30 secondi, e che vuoi che dico in 30 secondi? Dopodiché il conduttore che salta sopra, chiaramente, quello che uno sta dicendo, e poi, francamente, questa fatemelo dire, io capisco che ci sia in un certo senso, no, che sia folcloristico, pittoresco, capisco anche che la maggior parte del pubblico, no, sia di forma maschile, per cui capisco che quella vera chiamata presenza femminile sia bella da vedere, però ragazzi, cosa cavolo c'entra? Cioè dover mettere lì una bella donna così ferma, che sta zitta, che fa una battutina o che presenta una cosa, molte volte magari scosciata e tutto, ecco, questa è una tipica cosa che io non sopporto, cioè perché la vedo fuori luogo, mica per niente, la vedo anche che distrae.
distrae anche chi sta, sia lo spettatore che anche coloro che sono in studio. Quindi mi piace molto seguire Sky Calcio Club, sinceramente, di Fabio Caressa, che trovo che ha trovato una formula veramente, veramente bella. E seguendola, logicamente, che faccio? Quando sono troppo stanco e so di addormentarmi, lo registro. Quindi, tornando a monte del discorso, siamo in ritardo questa mattina perché finivo di ascoltare proprio la trasmissione. La registro come? Metto il telefonino semplicemente vicino alla televisione, alzo un pochino il volume con le casse e con, tramite un'applicazione, no? Registratore vocale, insomma, ascolto. E quindi stavo ascoltando poco fa la trasmissione. Devo dire che quello che è successo ieri per quanto riguarda la canzone dell'Eurolega e quant'altro, chiaramente merita un commento, merita un'analisi approfondita. E su questo capisco che Over, logicamente, il suo intervento e soprattutto il montaggio anche che deve fare Alberto, l'ho realizzato ieri pomeriggio e quindi non era possibile, a meno che Over chiaramente non si metteva fino ad ascoltare la trasmissione fino a mezzanotte e mezza e poi preparava il file, quindi chiaramente, ragazzi, capite che è improponibile. Per la giornata di domani chiedo anche ad Over un approfondimento su questo, perché, ragazzi, penso che siamo veramente di fronte, innanzitutto siamo di fronte ad una sorta di guerra legale, guerra aperta, proprio perché il comunicato dell'UEFA è stato molto molto pesante, è stato sia dell'UEFA che della FIFA, attenzione, perché poi magari uno dice vabbè l'UEFA è una cosa, la FIFA è un'altra, sì, no, ma in questo caso sono belli belli compatti insieme contro questa Eurolega. E su questo io, per esempio, già chiedo un commento domani, un'analisi, anche qualche minuto di cover, se vuoi spendere qualche minuto in più per parlare di questo, fallo pur volentieri, perché penso che i nostri ascoltatori sia molto molto importante sapere un po' la nostra opinione. Che cos'è l'Eurolega? L'Eurolega in realtà è una cosa molto semplice, che poi, tra l'altro, diciamoci la verità, ragazzi, alla fine dei conti noi stiamo vedendo che grosso modo la Champions League già è diventata una sorta di Eurolega, perché nella fase finale arrivano sempre le solite squadre. Aspettiamo tutto l'anno, tutto l'autunno, aspettiamo la primavera per poi vedere queste grandi squadre che si incontrano l'una con l'altra, per vedere quei grandi spettacoli come appunto c'è stato tra tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, per esempio. Aspettiamo questi grandi partite, questi grandi eventi, per vedere veramente delle partite di altissimo livello. Per il resto guardiamo partite che sinceramente come livello, ecco, sono molto molto bassi, e probabilmente, a meno che non sei un vero e proprio tifoso canito magari di una o dell'altra squadra, non penso che, non so, ecco, Cagliari-Parma sia stata una partita molto seguita, a meno che chiaramente dai tifosi e di una o dell'altra squadra che giustamente gli piace seguire la propria squadra. Ecco, altrimenti non vedo che siano partite, no? Veramente di cartello. Inoltre vediamo che i campionati, a parte quello inglese e di tanto in tanto magari qualche avventura, qualche squa, per esempio in Francia, per il resto quello che noi vediamo è che vincono sempre le stesse squadre, dominano i campionati, li stradominano. Qui in Germania il Bayern sta per vincere il nono campionato consecutivo. In Italia quest'anno abbiamo il cambio, perché l'Inter sta il cambio tra la Juve, che ha vinto 9 campionati consecutivi, e l'Inter, che adesso vincerà il suo scudetto quest'anno. Però grosso modo, che cosa è cambiato? È cambiato che l'Inter ha dovuto fare un investimento enorme dell'allenatore e di tanti tanti giocatori per cercare di contrastare. Cioè, gira e gira, ragazzi, soprattutto nei campionati nazionali, che da un punto di vista popolare, da un punto di vista campanilistico, perché il calcio veramente è campanilismo soprattutto, è vero che dispiace, però è anche vero che il tifoso di una squadra di secondo piano, a meno che non arriva un presidente straricco con i soldi, che ha voglia di rovinarsi e di investire una cifra esagerata, cose che tutto l'altro non può neanche fare per via del fair play finanziario, o perlomeno ha molti limiti nel doverlo fare, chi dice sempre le stesse squadre. Questo ha fatto un po' parte della storia del calcio, è vero, questo è vero, però è anche vero che
cioè io sinceramente ragazzi, che in Italia un'Atalanta o un Verona come fu anni fa, una Sampdoria, vabbè che quell'altra è la Sampdoria di Viale Mancini, con il presidente Mantovani, quindi un presidente ecco ricchissimo in quel caso lì, però faccio veramente fatica a vedere un caso come il Verona che nell'85 si porta a casa il campionato così. Insomma, l'Exter è stato un caso incredibile, è stato. Infatti sono cose che rimangono nella storia proprio perché sono molto rari. Quindi fondamentalmente possiamo quasi dire che i campionati nazionali sono diventati un po' scontati sinceramente. E possiamo dire, affermare che effettivamente noi aspettiamo tutto l'anno che arriva appunto la primavera per vedere queste grandi squadre che si incontrano l'una con l'altra. Inoltre i grandi quantità di denari che ha portato la Champions League e che ti porta a raggiungere, no, certi livelli altissimi, quarto di finale, addirittura la semifinale, porta decine e decine di milioni nelle casse delle società. Questo ha fatto in modo che il divario tra i club ricchi e i club diciamo minori, piccolini, diventasse sempre più grandi, con la necessità da parte delle squadre importanti di acquistare sempre più giocatori, di pagarli sempre di più e di avere delle rose sempre più grandi, perché per sopperire, per andare incontro a, da un lato logicamente l'impegno dei campionati nazionali e dall'altro l'impegno impellente, importante della Champions League. Questo è vero ragazzi, questo è un dato di fatto, non è più come una volta dove che forse a mio giudizio era la formula migliore, chi vinceva i campionati si affrontava nella Coppa dei Campioni, chi vinceva le coppe nazionali si affrontava nella Coppa delle Coppe, competizione, coppa che è andata a morire, non capisco il perché sinceramente era una cosa molto molto, una coppa importante, prestigiosa e anche decisiva. Ed per che cosa? Per creare questa sorta di... c'è una via di mezzo, parliamoci chiaro ragazzi, la Champions League è una sorta di via di mezzo tra un campionato vero e proprio ed un torneo fatto eliminazione diretta, un po' come era una volta. Inoltre sinceramente la Coppa UEFA, l'Europa League di oggi, ha perso tanto tanto di significato. Adesso addirittura l'UEFA, la sua grande idea gli è venuta quella di fare la Confederation Cup, che sinceramente ancora diventa ancora minore, diventa, già si sente da certe voci per esempio che la Roma se non riesce a vincere l'Europa League e quindi arrivando in Champions League direttamente, la Roma dovrebbe il prossimo anno andare a fare la Confederation League. Ecco, già si pensa di dire comincia a perdere tutte le partite, anche qua ci sarebbe tanto da dire perché la prestazione della Roma è stata vergognosa, la prestazione della Roma, dei giocatori, è stata vergognosa e il suo allenatore è stato ieri veramente vergognoso a mettere una formazione del genere. Questo proprio a far capire come da dire, cerchiamo di perdere tutte le partite, speriamo che qualcun'altra diventa settima perché a noi questa coppa non ci interessa per niente. Ecco, quindi questo ci fa anche capire sotto un punto di vista di come in realtà la parte del UEFA mi sembra veramente che sia fuori dai tempi e fuori da... cioè le idee mi sembrano veramente idee antiquate, idee che non stanno in piedi, ragazzi, non stanno veramente in piedi. Le vie di mezzo a volte magari può funzionare da un punto di vista diplomatico, ma le volte non funziona da un altro punto di vista. Quindi l'idea di creare in realtà un campionato vero e proprio tra le primissime squadre di club che rappresentano l'80% della tifoseria di tutta Europa, vedere costantemente queste grandi squadre che si affrontano in un vero campionato fatto da 20 squadre, vederle giocare una volta in casa, dover andare fuori, cioè vedere queste grandi partite continuamente, sinceramente è molto affascinante, però l'idea di come viene costruita personalmente non mi piace. Non mi piace l'idea di come viene costruita, mi piace soprattutto la filosofia che viene data, con 15 club che di diritto partecipano sempre, di diritto quindi possono anche arrivare ultimi in classifica, non hanno nessun problema, mentre invece da parte di altri club che per riuscire ad arrivare a dover disputare questa Eurolega
chissà cosa devono fare, chissà quanti soldi devono investire, e poi una volta che magari lì arrivi lì, il livello è talmente alto che non riesci ad andare, che già lottare per la retrocessione, diciamo tra virgolette, sarebbe già una cosa straordinaria. Ecco perché personalmente non mi piace. Viene a mancare soprattutto in questo modo quello che viene chiamato risultato sportivo, che non è che uno, per quello che ha fatto in passato, ti dà il diritto di poter partecipare sempre e comunque dovunque. Non funziona così, lo sport non è così. Il bello dello sport è che lo sport è l'unica cosa effettivamente dove esiste la vera e propria, com'è che viene chiamata? Meritocrazia, ecco la parola, non mi scappava, non mi usciva fuori. Perché è importantissimo questo concetto. Noi vediamo purtroppo alle volte quello raccomandato che ti salta, che ti fa carriera, che magari è un incapace, che vengono messi in posizioni importanti, chiaramente vengono sbagliati. Ecco, lo sport in generale è forse l'unica cosa rimasta dove veramente esiste la meritocrazia. Tu puoi essere anche il figlio del presidente. Vi ricordate quando il figlio del presidente del Real Madrid pretendeva da Fabio Capello di far giocare suo figlio? Capello rispondeva: io posso anche fartelo giocare, ma poi dopo si perde perché è un brocco. Cioè il campo è il giudice supremo, quindi sotto un punto di vista lo sport, effettivamente guardare lo sport, oltre che fare lo sport, ma anche guardarlo, ha così tanto successo in generale, questo lo dico, perché veramente ti rappresenta la vera e propria meritocrazia, cosa che non c'è quasi più nelle altre categorie, o perlomeno diciamo che è molto raro, ecco, è abbastanza raro. E quindi venire a togliere questo fattore qua, il risultato sportivo, cioè dire: tu, siccome tu sei il Real Madrid, tu sei la Juventus, tu sei il Manchester United, hai una storia prestigiosa, hai un tot di tifosi prestigiosi, sei un club ricco, tu puoi sempre partecipare, anche se eri ultimo in classifica. Ecco, questo concetto personalmente non mi piace. Non mi piace e non lo sopporto. Inoltre viene a mancare un altro concetto basilare dello sport, ovvero le motivazioni da parte dei piccoli club, che magari possono avere il sogno un giorno di riuscire a partecipare anche loro, magari, ecco, in un campionato importante, no, come questo. Il giocatore, il singolo giocatore, magari giovane, magari che ha voglia di lanciarsi, che ha voglia di esplodere, la voglia di farsi, cioè di farsi vedere, di mettersi in mostra davanti alle grandi squadre, cosa che non può fare perché la piccola squadra non parteciperà mai lassù. Ecco, questo concetto è insopportabile. Inoltre, quello che non mi piace è anche questa voglia da parte dei club di isolarsi completamente, isolarsi, diventare un'organizzazione, una cosa a parte tutta loro, di dire: noi ce la cantiamo, ce la suoniamo e facciamo come ci pare, infischiandocene di tutto. Ecco, anche questo sinceramente non va bene, che viene creato un'Eurolega e che chiaramente i campionati nazionali non esistono più, le competizioni europee non le puoi più fare, non ci sono più tempi. Si stava pensando ad esempio che si dovrebbe giocare al massimo, magari, no? Uno partecipa ai campionati nazionali e poi durante la settimana va a fare questa Eurolega, si verrebbe in realtà a giocare ogni tre giorni continuamente, quindi chiaramente poi lo sappiamo, cresce il tasso di infortuni, cresce il tasso degli impegni, crescono anche i problemi nelle famiglie, perché poi dopo uno vuole del calcio, c'è scalcio tutti i giorni, non vedi nient'altro, tutte queste varie belle cosine, no? Soprattutto che quest'anno ci stiamo già vedendo, perché ragazzi c'è calcio ogni giorno, praticamente quando dico a mia moglie stasera c'è la partita, sinceramente dice: cazzo, ma c'è calcio tutti i maledetti giorni. Ecco, già questo, no? E non ci sarebbe spazio nemmeno per le coppe nazionali, quindi in questi casi le coppe nazionali verrebbero tolte, cioè con l'intenzione di arrivare ad effettuare soltanto l'Eurolega, perché poi dopo, quando le grandi squadre cominceranno ad avere troppi impegni e troppi infortuni, cercheranno chiaramente di spingere, magari di mettere le seconde squadre nei campionati nazionali quasi senza avere nessuna motivazione, se vogliamo, perché tanto non è che
tu partecipi sempre alla Coppa, per cui non hai problemi di retrocedere. Insomma, sono veramente tutti concetti che sono la base dello sport, che vengono a mancare così. Inoltre, come ultima analisi, ma non meno importante, in questo modo si alzerebbe ancora di più il divario tra questi club che hanno la sicurezza di avere costantemente degli introiti molto elevati, perché poi immaginatevi voi un campionato del genere, i diritti televisivi, gli sponsor, l'informazione, tutto quello che ne compete, che cosa aumenterà? Si pensa già che se la Champions League fa circa 1,5 miliardi di euro all'anno di sponsor, eccetera eccetera, un'Eurolega del genere potrebbe fare addirittura una quantità di 20 di 7 miliardi, oltre 7 miliardi di euro l'anno. Quindi in realtà si alzerebbe sempre di più il divario tra i ricchi e i club poveri, che chiaramente arrancheranno in un campionato minore, che poi sinceramente la maggior parte del pubblico vedrete che piano piano acquisteranno anche veramente di poco valore. Quindi alla fine qual è la conclusione? La conclusione è che forse da un punto di vista strettamente spettacolare, tutto quanto può essere affascinante e la posso approvare e sicuramente mi piacerà proprio per quel concetto che dicevo poc'anzi, ovvero aspettare che arriva la primavera per poi vedere quelle grandi partite come ci sono state la settimana scorsa, sapere benissimo che li rivedo forse il prossimo anno. È vero che l'evento si vive proprio sull'evento, no? Il calcio vive sull'evento, cioè l'importanza di un campionato del mondo diventa tale perché c'è l'evento che avviene ogni 4 anni, ragazzi. Pensate, ecco, la tristezza più grande è quando magari la tua nazionale esce dal mondiale, magari addirittura prima, addirittura non partecipa come la nostra. Tu sai che per altri 4 anni, no? Dovrai aspettare 4 anni prima eventualmente di avere la possibilità di rifarti. E tra 4 anni sono generazioni che cambiano, sono ere calcistiche in effetti, no? Che avvengono tra un campionato del mondo e un altro. Però è vero che questo acquista l'importanza, e questo è che acquista la leggenda dell'evento, no? Il fatto di portarsi a casa un campionato del mondo diventa una cosa, no? Incredibile. Tu per 4 anni sei celebrato, sei la squadra migliore, una squadra più importante, una cosa ad esempio che non accadrebbe più. Ecco, quindi anche la Champions in realtà vive sotto quell'aspetto lì. Quindi torniamo al discorso di dire che da un punto di vista, ripeto, strettamente così spettacolare può essere interessante la cosa, magari lo posso provare, però devono studiarla un po' meglio, ragazzi. Devono studiarla un po' meglio e devono soprattutto mettersi d'accordo. Mentre invece, da quanto ho capito, questa associazione di squadre, dove dovrebbero essere 12 club diciamo fissi che hanno dato la loro aderenza, 3 club che si sono astenuti al momento hanno detto di no, però devono chiaramente aspettare quello che accadrà, e qui mi riferisco ai 2 club francesi, mi riferisco per esempio ecco al Bayern Monaco, e poi si parla di altre 5 squadre che in realtà sarebbero coloro che sarebbero le squadre che dovrebbero tra l'altro retrocedere e salire con una certa formula, non si sa bene. Per esempio, ecco, per un fatto di importanza, non tanto dal punto di vista storico, non tanto dal punto di vista del risultato sportivo, ma magari lo diventa da un punto di vista geografico e da un punto di vista, cioè, storico nel senso della storia. Per esempio, ecco, si parlava di Roma. In effetti, per esempio, avere nell'Eurolega una squadra come la Roma, che rappresenta la capitale d'Italia, sarebbe una cosa, no? Una cosa bella, logicamente, per loro, ecco. Però poi dopo togli magari anche Atene, una città storica veramente importante, che facciamo? Le squadre greche le teniamo fuori? Cioè, io spero che si mettano d'accordo e che riescano a studiare una formula che sia buona per entrambi, perché francamente così invece si sta parlando di uno scontro totale. Cioè la reazione dell'UEFA sarà durissima: chi partecipa all'Eurolega non può partecipare ad altre cose,
e la minaccia è peggio, che poi magari può darsi pure che i club poco gli interessa, tanto ormai mi sembra che i club quello che interessa sono soltanto i denari e basta, tanto si è visto quei diritti televisivi in Italia dove per qualche milione di euro in più è stato dato tutto a Gazzon, con questo punto di domanda se funziona, se non funzionerà. Sento un minimo di conoscenza Sky, che ha mantenuto il calcio in questi anni in Italia, eccetera eccetera, loro interessa solo questo, quindi potrebbero mantenersi tranquillamente con l'Eurolega. Però minacciare anche, che è lì probabilmente che arriva il punto di domanda maggiore, minacciare anche che i giocatori che partecipano all'Eurolega non possono partecipare ai campionati del mondo, alle loro nazionali, diventa veramente un casino. In quel caso lì, ragazzi, diventa un bluff da una parte e dall'altra. Diventa effettivamente una battaglia che ci rimettono entrambi. Ecco perché io penso che tra qualche giorno probabilmente riusciranno le varie società a mettere un po' di chiarezza, a fare chiarezza su tutto questo, sicuramente, perché non è possibile così. Vi faccio un piccolo esempio su quello che è accaduto qualche anno fa, quando Marchionni era vivo, no, per la Ferrari. Si sa che la Formula 1 alla fine è totalmente anglo-tedesca, questo si sa, no? E quindi sotto un punto di vista le regole e i regolamenti vengono fatti, tra virgolette, forse anche senza tra virgolette, è un dato di fatto, per aiutare queste grandi compagnie, no? Queste grandi macchine, appunto, anglo-tedesche. Parliamo di McLaren, di Mercedes, di Williams, eccetera, eccetera, no? Ok. Che vanno a danneggiare la Ferrari. Perché? Perché si ha paura che se la Ferrari ricomincia a vincere può diventare un dominio totale. E questo chiaramente alle grandi case anglo-tedesche chiaramente non può star bene. Allora Marchionni quella volta disse: o cambiate i regolamenti o altrimenti non ce ne andiamo dalla Formula 1. Ecco, la FIA, Federazione Italiana della Federazione Internazionale dell'Automobile, ha risposto: adesso un momento, e si sono messi a parlare a trattativa. Perché? Perché se va via la Ferrari dalla Formula 1, la Formula 1 la guarda più nessuno. È vero però contemporaneamente che se la Ferrari va via dalla Formula 1, la Ferrari perde quasi tutto, voglio dire, no? Perché la Ferrari si è costruita la sua storia, la sua casa, eccetera, grazie ai risultati sportivi della Formula 1. Cioè, la leggenda della Ferrari è diventata tale grazie al fatto di vincere il Gran Premio, di vincere il Mondiale di Formula 1, altrimenti la Ferrari sarebbe una delle altre macchine, cioè venderebbe forse una parte di quello che invece vende oggi. La Ferrari è un'era per questa, quindi voglio dire, se i grandi club dovessero andare via dai campionati nazionali e diciamo dalla Champions League attuale, e addirittura i grandi giocatori non possono partecipare alle nazionali e quindi ai trofei come i mondiali e come gli europei, chiaramente non ha nessun significato. Cioè, immaginatevi voi un mondiale senza Messi, Ronaldo, Mbappé, Drogba, Dybala. Immaginatevi voi di che cosa è il campionato del mondo, ma chi lo guarderebbe? Che importanza avrebbe? Immaginatevi un campionato nazionale come in Italia senza Inter, Juventus, Milan e magari la Roma o il Napoli o quant'altro. Chi guarderebbe un campionato nazionale del genere? Nessuno. Tutti andrebbero a guardare l'Eurolega contemporaneamente. Quindi che ci sia questo scontro, infatti quella volta nella Formula 1 si sono venuti incontro dicendo nel 2021 sarebbe dovuto accadere quest'anno, ma poi c'è stata la pandemia e questo ha messo chiaramente un freno, e dice quindi facciamo il prossimo anno, cambieremo i regolamenti, cercheremo di fare dei regolamenti che siano un po' meno a vantaggio appunto delle case anglo-tedesche, e magari ci cerchiamo di andare un pochino più incontro verso magari la Ferrari, per esempio. Io spero e mi auguro che probabilmente, ma sicuramente andrà così, che cercheranno di trovare un punto di incontro, cercheranno di trovare, cioè di studiare una formula che possa andare bene un po' a tutti,
perché effettivamente uno scontro del genere, ragazzi, una guerra aperta così sarebbe allucinante. Addirittura l'UEFA minaccia risarcimento ai club perché per i diritti televisivi, cioè lui, allora il fatto è questo, ragazzi, l'UEFA non può vivere senza i grandi club, perché sono i grandi club chiaramente che ci trascinano dietro quella massa popolare di tifosi e di spettacolo che guarderebbero, tutti emigrerebbero praticamente ad andare a guardare l'Eurolega, che non invece, non so, pensate un po', la Champions League senza Barcellona, Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Juventus, Inter, Milan, Roma. Immaginatevi voi di che razza di Champions League sarebbe. Diventa come già oggi diventa l'Europa League. Per cui, cioè, sicuramente studieranno qualche cosa, perché non mi posso pensare che si possa arrivare ad uno scontro simile. E poi, ultima cosa, in analisi, chi arbitrerebbe le partite? Come fanno? Visto che gli arbitri sono un'associazione fatta da UEFA e dalla FIFA. Cioè, farebbero una forma di arbitraggio per conto loro? Cioè, non funziona, non possono dividersi le cose, ragazzi, non possono dividersi. È come, ecco, se la Ferrari va via dalla Formula 1 e se fa la Formula 1 per conto suo, con chi la fa? Con chi la fa? Poi dopo non la guarderebbe nessuno, perché chiaramente vincerebbe sempre lei. Dall'altra parte è la Formula 1 che la guarderebbe. Nessuno, perché? Perché senza la Ferrari la Formula 1 perde quasi tutto il suo significato e tutto il suo fascino. Ecco, sono due cose che sono imprescindibili l'una dall'altra. Cioè, è come mettersi, non so, i pantaloni o la giacca, una maglia. Non puoi dire di essere vestito. Se, o ti metti la giacca, cioè una maglia, o ti metti i pantaloni. No, devi metterli entrambi. Cioè, non puoi uscire e dire di essere vestito se ti metti solo i pantaloni e stai a dorso nudo. E non puoi dire di essere vestito se ti metti una maglietta e sotto stai mutande. Mi viene per esempio in mente una scena vecchia di un film di Thomas Miglia, poi dopo andiamo in pausa, quando Thomas Miglia, no, ricordate il famoso poliziotto, no? Poliziotto Girardi, che gli viene in mente una cosa all'ultimo momento, chiaramente fin dagli anni 80, e dice: cavolo, devo fare una telefonata. Prende un po' a telefonare dove sta, che stava a letto con una donna, come sempre, prende, scende giù in mutande con il distintivo e dice: oh, dice, scusi polizia, posso fare la telefonata? Dice: ah, beh. Allora uno dice alla moglie: ma chi è che disturba a quest'ora della sera? E dice: un poliziotto in mutande. E quello dice: ma guardate che roba, ma come si fa andare in giro messi così? E questo qui, Thomas Miglia, se lo guarda e dice: che c'entra? Lei sta a dorso nudo, lei c'ha il cardo di sopra, io c'ho il cardo di sotto. Insomma, è un po' la stessa cosa. Vabbè, dai, mi veniva in mente sta battuta. Vabbè, ragazzi, dai, andiamo in pausa, dopo facciamo, spendiamo qualche minuto sulla Formula 1. Per quanto riguarda il campionato e quant'altro, andremo nei prossimi giorni, andremo a parlarne domani, che vedete, le partite si susseguono l'una all'altra. Però, ragazzi, un commento sulla Formula 1, sulla grande gara che c'è stata ieri, che mi è piaciuta tantissimo, assolutamente fatta. Dunque, io ho scaricato una nuova canzone e io direi di ascoltarla, questo bel classico di Ligabue. A dopo, rimanete lì, non andate via. Questa qua è per te. Radio Cavo, e anche se non ero qui, ti volevo solo dire che era qui in fondo a me. Oh, è per te che lo sai di chi sto parlando, te, che ti piacerà un minuto e poi te ne scorderò, perché sei viva. Viva così come sei, quanta vita mi hai passato, e la chiedi indietro mai. Oh, sei viva, viva per quella che sei, sempre pronta, sempre ingorda, sempre solo come vuoi. Questa qua è per te, non hai mai avuto un tempo così troppo di vedere. O è per te
Oh, rientriamo, abbiamo pochissimi minuti ragazzi, perché mi sono dilungato molto, ma quell'argomento era troppo importante per non doverlo sviscerare un po' in tutte le sue parti. Il Gran Premio di ieri è stato un bellissimo Gran Premio, è stato anche movimentato dalla pioggia iniziale che ha un po' rimescolato le carte in tavola, anche se poi i grandi piloti, anche quando piove, vengono fuori. Nella partenza è stato veramente durissimo Verstappen, che è riuscito con una manovra ai limiti del regolamento, perché francamente in effetti che l'abbia un po' buttato fuori a Hamilton, questo è vero, proprio gli ha dato una spallata proprio in pista a Lewis Hamilton, che a un certo punto si è trovato costretto ad alzare il piede, anzi tra l'altro poi ha danneggiato persino la sua vettura. Quindi mi sembra che alle volte Verstappen sia veramente molto duro in questo senso, però giustamente, attenzione, giustamente, lasciamo ricorrere questi ragazzi, perché se cominciamo a dare penalità come accadde 3 anni fa per una cosa del genere, piano piano la competizione viene completamente meno. Bravissimo, fantastico Leclerc nei primi minuti, nei primi giri come sempre. La Ferrari aveva, sapendo che avrebbe potuto piovere, aumentato il carico aerodinamico
praticamente cercando di limitare un po' la velocità di punta, ma traendo vantaggio, diciamo, creando più aderenza sull'asfalto proprio nei primi momenti di gara. E la tattica, la strategia ha funzionato alla grande, tant'è vero che Leclerc era praticamente secondo. Hamilton ha fatto questo errore. Io adesso, ragazzi, voglio dire questo, io capisco tutto, capisco che la fortuna aiuta gli audaci e tutto, però veramente Hamilton riesce alla capacità e la fortuna a sé di attrarre anche gli astri proprio su di sé. Pensate che cosa assurda, nel momento in cui fa uno sbaglio non da lui, preso dalla veemenza, preso dalla voglia del dover recuperare e preso dalla voglia di dover ringaggiare, no, il combattimento con Verstappen, che a suo giudizio, e ha anche ragione, lo aspettava da anni, visto che per anni non ha avuto un rivale in pista, dice che finalmente fa un errore nel cercare di sorpassare un doppiato, finisce nella parte umida con le gomme da asciutto, con le slick, e va fuori pista. Va addirittura fuori pista e gli si spegne addirittura la macchina, quindi in realtà tu sei fuori in quel caso lì, tant'è vero che era stato addirittura doppiato. Che succede? Che proprio in quel momento lì il suo compagno di squadra, tra l'altro, fa un incidente molto brutto, e lì sinceramente è stato un incidente di gara, entrambi sono responsabili, entrambi hanno la colpa, però francamente che botta se sia... abbia veramente un pochino spinto sull'erba, questo è vero francamente, cioè io in quel caso lì un pochino più della colpa l'attribuisco veramente a Bottas, che poi è stato forse un po' troppo, cioè pensando di dire vabbè tanto frena e mi lascia passare, no, così non va bene, soprattutto in un Gran Premio dove si è veramente dove c'è a rischio di farsi male. Infatti l'incidente è stato molto brutto. Il fatto però che a Hamilton, come spesso gli accade, le cose strane accadono nel momento esatto in cui lui praticamente ne ha bisogno. Perché? Perché l'ha rimesso in pista. Voglio dire, hai fatto l'errore, hai la macchina spenta, sei doppiato, quindi gara praticamente finita. Cosa ti succede? L'incidente. Prima arriva la safety car e poi addirittura, giustamente, sospendono la gara. Questo fa in modo a Lewis Hamilton di rimettere la macchina in gara, perché poi la macchina si è accesa e ha potuto riprendere, quindi ha cambiato l'ala, ha cambiato le gomme, tutto quanto, di rimettersi in pista, di sdoppiarsi e di ritornare con tutte le macchine raggruppate. Lo stesso Norris, che era dietro a 30 secondi da Leclerc, non avrebbe avuto sicuramente possibilità di recuperare 30 secondi alla Ferrari, che è vero che la Ferrari andava un pochino più piano perché a quel punto lì la gara si era asciugata ed il carico, cioè l'eccessivo il carico aerodinamico che aveva messo avvantaggiandolo a inizio gara l'aveva svantaggiato verso fine gara, però non è che Norris avrebbe avuto il ritmo per poter prendere 30 secondi nella seconda parte di gara. Quindi sicuramente Leclerc avrebbe fatto secondo. La domanda sarebbe arrivata anche da parte di Carlos Sainz, se magari sarebbe riuscito ad arrivare quarto o addirittura da prendere lo stesso Lando Norris. E invece di tutto questo che ci rimette, purtroppo ci ha rimesso in pieno la Ferrari, che da poter fare un secondo, un quarto posto, si è ritrovata a fare un quarto e un quinto. Proprio dovuto a questo fatto, con lo stesso Lewis Hamilton, dopo viene che cosa? La macchina che è migliore, viene la capacità di guida che è un'altra categoria, viene il suo talento innato che riesce addirittura a fare un secondo posto e addirittura ad avvantaggiarsi, pensate, anche nel momento, cioè, nel momento in cui lui ha sorpassato Norris in pista traendo vantaggio dall'effetto scia e dal DRS nel rettilineo, gli ha dato quello slancio per poter prendere addirittura il punticino in più del giro veloce. Cioè proprio massimizzare al massimo i punti. Bisogna dirlo, ragazzi, grazie al tuo suo talento, alla sua fortuna, alla sua qualità, nonostante tutto, con una macchina un tantino inferiore alla Red Bull di Verstappen, è lì, primo in classifica con un punticino in più. Quindi, cioè, quando uno dice sempre ma Lewis Hamilton ha la migliore macchina, però è anche vero che quando c'è da combattere, quando c'è da battagliare, lui c'è sempre, ragazzi.
visto che il giorno prima gli ha tolto persino la pole position allo stesso Verstappen. Insomma, ragazzi, non c'è niente da dire. Però è vero che la fortuna aiuta gli audaci, però purtroppo di tutto questo ci ha rimesso la Ferrari, che invece è stata autrice di una gara veramente, veramente straordinaria. La Ferrari sta crescendo, è cresciuta, è la macchina che in assoluto ha fatto il maggior salto di qualità, è quella che sicuramente ha fatto il maggior salto, cioè come salto prestazionale è sicuramente la macchina che ha fatto il salto più alto. Nessun altro è riuscito a fare un salto così, così alto come la Ferrari. Poi siamo alle solite: se quest'anno riusciremo a fare ogni tanto qualche podio, faremo quarti, quinti, sesti, ti puoi accontentare? Chiaramente no, anche perché si vede che cioè la Ferrari se la gioca con la McLaren. Questo è il fatto, se la gioca con la McLaren, quindi in un certo senso il suo potenziale sta lì. Cioè noi abbiamo le due Mercedes, le due Red Bull. Vedrete che quando anche Sergio Perez comincerà a capire un po' meglio la macchina e farà meno sbagli, visto che c'è in qualifica e è riuscito a passare davanti Perez, la Red Bull avrà sicuramente un asso nella manica in più, perché Perez è un ottimo pilota, ragazzi. Quindi già tu praticamente teoricamente saresti quinto, già sei indietro. Se poi le due McLaren, una volta Norris e una volta Ricciardo, che anche Ricciardo sta facendo un po' di fatica, perché no, ragazzi, se non c'è stato il tempo di poter fare i test, di poter provare le macchine, questi piloti che hanno cambiato macchine, guardate anche il grande, anche Sebastian Vettel, quante difficoltà in confronto a Stroll in una macchina nuova per lui. Questo è dovuto al fatto che i piloti che hanno cambiato, anche lo stesso Carlos Sainz, no? Hanno cambiato macchina, chiaramente non conoscono ancora la macchina, non conoscono i limiti delle macchine, eccetera, eccetera. Devono imparare, e questo era necessario per fare dei test durante l'inverno. Invece il regolamento non te l'ha permesso e oggi devono provare queste cose qua. Un po' come quando una squadra ci dice che non ha fatto la preparazione d'estate e l'allenatore non ha potuto provare i vari giocatori, no? I moduli, eccetera, eccetera. Qui è un po' la stessa cosa. Questo è chiaramente un problema, è un problema non indifferente. Però una volta che magari, no, anche Ricciardo farà la sua parte, Norris, cioè la Ferrari potrebbe addirittura trovarsi settima, ottava, pur avendo fatto un grosso salto in avanti, eppure effettivamente magari avendo fatto un salto anche enorme dal punto di vista prestazionale, perché se magari tu sei a 3 decimi, 4 decimi dalla pole position, no? Quindi dal primo posto in griglia, quindi sei molto vicino, in realtà sei molto vicino, però potresti trovarti settimo, ottavo. Capite che non è il posto della Ferrari, ecco, siamo sempre lì come concetto. Però indubbiamente la gara è stata veramente bella, ti ha tenuto lì fino alla fine. La Formula 1 quest'anno è molto 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 più bella di quella degli anni precedenti, questo qua va assolutamente detto. Quanto durerà vediamo. La lotta davanti, è vero che i due davanti hanno veramente un passo in più nei confronti degli altri, però sicuramente staremo a vedere. Insomma, mi è piaciuta moltissimo la gara ieri, mi è piaciuta tanto. Con questo è tutto, ragazzi. Guarda, abbiamo già preso troppi minuti. È stata oggi una puntata scoppettante, una puntata lunga, una puntata monopolizzata essenzialmente da un unico argomento. Mi sarebbe piaciuto parlare di altro, di campionato, eccetera, eccetera, ma trovo che era necessario almeno fare un approfondimento su questa cosa che sta accadendo tra i club e chiaramente le istituzioni, perché è troppo importante, ragazzi. Si decide il calcio futuro. Con questo è tutto, un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, mi raccomando, fate i bravi oggi che è lunedì, io vi auguro un buon inizio settimana e noi ci sentiamo domani, chiaramente con altri argomenti, domani parleremo anche un pochino di più di calcio giocato e di quello che è successo nel fine settimana. Va bene? Ciao a tutti, a domani, mi raccomando, fate i bravi, schiena dritta, testa alta, come dice sempre Roby. Un caro saluto, come dice, mi approprio un po' dei tetti dei miei
dei miei compagni, quello che dice anche Ove, no? Da quei bravi ragazzi di Radio Carro un grandissimo auguro di buona giornata. Ciao a tutti, a domani. Radio Carro.